Siamo allo IAA di Monaco 2023, nella splendida cornice del centro storico di Monaco. Oggi proveremo questa qui, la Smart Hashtag One Brabus. Infatti scordatevi totalmente la vecchia Smart Brabus, quindi quella da 2,50 m, la nuova 2,70 m. Beh, questa è lunga ben 4,30 m. Addirittura la versione Brabus è lunga qualche centimetro in più rispetto alla versione classica, tipo quella che è una Pro, per esempio. Ci sono anche delle differenze estetiche, ve le faccio vedere, tipo il gruppo ottico, questa enorme griglia, che in realtà è la griglia che serve, diciamo, a raffreddare le batterie. Ecco qui, vedete i dettagli rossi con la scritta Brabus, e queste due narici per forse funzione prettamente estetica. All'interno, poi forse lo vedrete nelle immagini, comunque ci sono dei dettagli rossi con la scritta Brabus cucita sul poggiatesta. Allora, questo test io voglio un po' provare se effettivamente quest'auto è cambiata, cioè la filosofia Smart era quella di avere un'auto piccola, auto per la città. Questa sarà davvero così, nonostante i suoi 4,30 m? Voglio vedere, perché sono proprio curioso, ma io direi andiamo a guidarla, il nostro driver è arrivato, quindi andiamo. Allora, siamo alla guida di questa Smart Brabus, in realtà attualmente ho messo in comfort perché siamo su una strada un po' piccolina, però poi voglio vedere se riesco a fare un po' uno spunto con questi 428 cavalli e i suoi ben 543 Nm. Allora, questa tipologia di auto, quindi la Smart, non sono troppo configurabili. Infatti abbiamo le due versioni base con 272 cavalli e un motore elettrico, quindi a trazione posteriore, mentre questa qui aggiunge semplicemente un motore anteriore di 156 cavalli. Infatti non abbiamo, anche se Brabus, non abbiamo un assetto specifico, ruote specifiche, nulla. È più che altro una questione estetica, ma anche una questione ovviamente di potenza. Ma visto che è un'elettrica, parliamo un po' anche di autonomia. Allora, questa qui è circa 400 km. In realtà adesso vedo qui dallo schermo che è di circa 10 pollici, molto piccolino, molto minimal tra l'altro, ora ve lo dico anche bene più tardi. Abbiamo 363 km di autonomia con il 90% di batteria, quindi direi che come range più o meno ci siamo, mentre le altre due versioni hanno circa 420 e 440 km di autonomia sulla Pro Plus. Quindi è chiaro che se siete delle persone che magari fanno più chilometri, meglio prendere quell'opzione, perché questa qui è più che altro potenza più che autonomia. La batteria è da circa 61 kWh, quindi in realtà abbastanza per quest'auto, perché comunque ricordiamo 4,30 m, ma soprattutto 1900 kg di peso, quindi non è tantissimo. Quindi per la ricarica invece abbiamo un caricabatteria interno sia da 11 che da 22 kW, però ovviamente il consiglio è quello di caricarla con le colonnine, magari quelle ultra fast, a 150 kW, e la ricarica, pensate un po', dallo 10 all'80% in circa mezz'ora, quindi comunque un'ottima velocità di ricarica. Però devo dire, allora, stiamo provando già da qualche centinaio di metri questa macchina su delle strade abbastanza strette, e devo dire che non mi sembra un'auto da 4,30 m, mi sembra un'auto comunque più piccolina. C'è da dire che l'impostazione di guida è un po' particolare, perché è come se io stessi seduto molto in alto, ma in realtà io sto seduto, cioè non posso andare più giù col sedile. Quindi anche la plancia, questa qui, che in realtà è un po' ingombrante, però è bassa, quindi io mi sento in alto nella macchina, e tra l'altro riesco benissimo a capire dove ci sono le ruote, perché sono un po' bombate, quindi io capisco che nella zona bombata lì davanti c'è la ruota, e quindi riesco perfettamente a capire le dimensioni dell'auto. Chiaramente il posteriore non ha una visibilità eccezionale, perché comunque ormai tutte le auto moderne hanno 1000 telecamere, e ovviamente anche questa, però devo dire, ecco, devo dire che comunque non è male la visibilità. Ora siamo su un pavé comodo, sì, non si fanno sentire troppi rumori, però devo dire che forse sì, anzi sicuramente l'auto è migliorata rispetto alle prime Smart, che ricordo che erano davvero delle tavole di legno su cui con quattro ruote, quindi questa chiaramente è altissimo livello. Tra l'altro altissimo livello anche sono i materiali, sembrano anche abbastanza rigidi, tranne qualche piccolo, vedo quella difettuccio, ma è normalissimo.
ma devo dire che la qualità costruttiva interna è veramente molto alta, sembra di stare, passatemi il termine, su una mini Mercedes. L'estetica interna dell'auto mi piace molto perché è sì ricca, ma al tempo stesso minimal. Infatti, dal punto di vista appunto di ricchezza, abbiamo per esempio qui i dettagli rossi, come vedete forse anche qui dietro di me, oppure anche dei dettagli in alcantara, o per esempio qui la plancia è in pelle, quindi sono dettagli molto importanti, ma tra l'altro la macchina costa circa 50.000 euro. Ma da un punto di vista appunto di comfort visivo, per esempio, apprezzo tantissimo la presenza dell'HUD display che mi dà le informazioni basilari, ma c'è un piccolo schermo di circa 9-10 pollici, ma sottile quanto 3 dita, tipo così, molto sottile. Ma ho soltanto le informazioni principali, tipo vedo la macchina davanti, quindi tutti i vari ADAS, oppure a sinistra vedo la velocità, vedo il cruise control, vedo l'autonomia, e a destra invece per esempio la marcia, quindi in D, e i driving mode, quindi in questo caso io sono in comfort. A proposito di driving mode, adesso metto in sport, quindi già ho sentito wow, la macchina partire, però prima di mettere in Brabus faccio un po' passare un po' di macchine, perché sennò la macchina schizza via. Driving mode Brabus, e non so se si sente, ma c'è il sound che mi ricorda quello del Brabus. E adesso siamo fermi al semaforo con la modalità Brabus, forse spero sentirete anche il sound, ma proviamo l'accelerazione. Accelerazione che fa paura, 3,9 secondi da 0 a 100, mentre la versione normale si ferma a un eccezionale 6,7. Wow! Sentite? Forse spero sia sentito il sound. Fantastica, un'accelerazione pazzesca per un'auto comunque, tra virgolette, piccolina. Quindi 3,9 secondi a ogni semaforo i T-Max rimangono dietro, quindi fantastica. Voi ragazzi da dietro come mi sta volando il telefono in faccia. Bellissimo, davvero, davvero divertente. Ma questo sound che sentite, è certo, uno può storcere il naso perché non è un sound vero, è ok, avete ragione. Però parliamo adesso dell'impianto Hi-Fi che è presente su questa Brabus, che è di Beats, quindi un impianto premium, si sentono bene, abbiamo provato prima con la radio, si sente molto bene, e devo dire che in Brabus questo sound è molto presente nell'abitacolo, però non è un sound che replica troppo il motore termico, è più un sound Brabus ma elettrico, non so se rendo bene l'idea. Però nonostante l'accelerazione bruciante, devo dire che non ho minimamente avuto paura, tra virgolette, di perdere l'auto. Si controlla benissimo, quindi poi ovviamente tutti gli ADAS, quindi devo dire la verità, non ho avuto per niente timore di perdere il controllo dell'auto, assolutamente no. Siamo sempre in Brabus, vediamo la ripresa. La ripresa tra l'altro è fantastica perché anche non per forza da fermo, cioè anche in movimento la macchina vola, schizza via. Tuttavia, però, tra l'altro, fino a 180 km orari, perché per evitare di praticamente consumare tutta la batteria in un niente, è stata limitata a 180 km orari. Questo però tutte le versioni. Mentre tornando un po' al design degli interni, dicevo, troviamo questa plancia molto ingombrante. Apprezzo molto che qui nella curvatura, c'è una curvatura Y, diciamo, c'è un po' di pelle abbastanza morbida per il ginocchio. Quindi devo dire che sì, si sta abbastanza comodi. Ci sono qua quattro bocchette. C'è lo schermo molto grande, che siamo anche qui sui 13 pollici. Ora magari le informazioni ve le scrivo qui sotto di preciso. Poi una posizione per caricare il telefono wireless, due prese USB-C e poi qui un portoggetti. Ma la cosa più bella di quest'auto, tra l'altro portoggetti rinfrescabile, ma dicevo, qui sotto, quindi sotto al tunnel, in realtà c'è un vano immenso aperto, quindi ovviamente non è un tunnel ma è un ponte. Nonostante il mega tunnel qui centrale nella parte davanti, dietro non abbiamo nessun tunnel della trasmissione, ovviamente. E dietro adesso ci sono Giuseppe e Carlo, quindi ragazzi, voi come siete seduti? Siete comodi? Giuseppe fa sì. Ok. Devo dire, spero ci si senta, spazio per le gambe a sufficienza. Alla fine sia Bart che il
driver di Smart sono alti più o meno 1,70 m. 1,75 m. Io e Giuseppe, che siamo 1,85 circa, abbiamo quasi, diciamo, mezza spanna di spazio per le gambe. Per la testa si vede, quindi ottimo comfort, e non c'è neanche il tunnel centrale. Ok, quindi diciamo tranquillamente 4 persone per lunghi viaggi, sì. La quinta magari per i brevi spostamenti. L'accelerazione comunque è sempre... è meravigliosa, mi sto divertendo un sacco. Però vi devo dire una cosa: in realtà quando accelera la macchina impenna un pochettino. E ovviamente, come ho detto prima, non ha un assetto specifico l'auto, quindi è chiaro che è sempre un crossover, è sempre un'auto comunque da 4,30 m di lunghezza, un SUV, 5 posti, quindi è chiaro che la macchina un pochettino impenna in questa fase di superaccelerazione, o si imbarca quando andiamo a fare le curve un po' più spinte. Stavo cercando di vedere una questione della frenata rigenerativa, che ovviamente in Brabus non esiste, ma in realtà neanche in Sport, e in Comfort è leggermente accennata. Infatti ora ho messo la modalità Eco perché voglio capire quanto effettivamente è potente la frenata rigenerativa. Vediamo, tanto adesso c'è un incrocio. No, non è molta. Ovviamente c'è anche la possibilità di inserire one pedal, però a livello di, proprio di frenata rigenerativa non è importante. Adesso magari inserisco one pedal e vi dirò anche la mia su one pedal. In modalità eco invece l'auto la vedo molto più lenta, molto più morbida. Anche quando premo l'acceleratore lo sento proprio più lenta l'erogazione della potenza del motore. Ora vediamo se one pedal, non è molto potente comunque la frenata. Ci sono alcune auto che con one pedal inchiodano, mentre questa è una frenata comunque sì importante, ma gestibile, ma sempre comunque abbastanza leggera. Siamo appena scesi dall'auto. Beh, devo dire che la versione Brabus forse è un po' too much, 428 cavalli sono veramente tanti su un'auto così piccola, e soprattutto su un'auto così leggera, perché appunto, come vi ho detto, in auto pesa 1900 kg, quindi comunque è leggerina per essere un'auto comunque elettrica. Ma devo dire che si guida bene, cioè è molto bella, si guida bene. Forse l'avrei un po' più alleggerita all'interno nel design, perché quel tunnel centrale è veramente molto ingombrante, però devo dire che comunque si viaggia bene, e soprattutto, forse per una delle prime volte, si viaggia bene anche comodi in 5 su una Smart. Quindi purtroppo questa è l'ultima auto che proviamo qui al Salone di Monaco. Stiamo andando via, stiamo tornando a casa, ma voi comunque seguiteci perché arriveranno altre novità, altri video. Mi raccomando, fateci sapere se vi piace questo video lasciando un like, un commento, iscrivetevi al canale, e se vi va di cercarci su tutti gli altri nostri social, beh, cercate WeDrive.tv.